Buonasera. Buonasera Landini. Allora, come la giudica questo quadro economico? Troppo vago? C'è qualcosa di buono? Che ne dice? Beh, ci sono cose buone. Parlare di lotta all'evasione anziché condoni è sicuramente una cosa importante. Parlare di ridurre le tasse al lavoro dipendente e ai pensionati e non di flat tax è una cosa importante. Però ci sono anche cose che non abbiamo trovato. Il problema che riguarda i pensionati, le pensioni, il problema che riguarda la pensione di garanzia per i giovani, il problema che riguarda anche il rinnovo dei contratti. Però lei dice ci sono cose buone, ci sono molti commentatori che dicono beh, questa è per metà deficit, per metà delle voci talmente vaghe che diventeranno sicuramente nuove tasse. Lei che ne pensa? No, io penso che c'è un problema di lotta all'evasione che è un problema serio e noi pensiamo che questo debba diventare una priorità, non per quest'anno, per tutta la durata. E non possiamo continuare ad avere 107 miliardi di evasione fiscale, di cui 35 di IVA e 35 di IRPEF. È il momento di fare delle cose serie, perché l'evasione è un furto a danno di tutta la comunità e a danno di quelli onesti che le pagano le tasse.